The show. Ragazzi, è impossibile. Guarda, ragazzi. Non riesco a fare niente. Non dovevo toccarmi l'occhio, sono un coglione. Nel corso degli anni su YouTube, oltre a realizzare centinaia di candidate, ci avete visto provare molte cose. Questo round indovina il gusto. Abbiamo deciso di farlo con cibo per cani. Ragazzi, vi proponiamo una nuova YouTube Challenge Tag, ovvero le ricette disgustose challenge. Quello che pesca la carta più bassa su Bianca. Cose che forse avreste preferito non vedere. Challenge ormai fatte tantissimi anni fa, senza luci, senza microfoni, senza dignità, soprattutto, avrete notato. Ma perché vergognarsi, soprattutto ora che siamo diventati dei professionisti? Abbiamo una reputazione da mantenere alta. E a proposito di professionismo, ora abbiamo un set. E a proposito di professionisti, sarà il nostro inconsapevole team a mettersi alla prova, perché questo è Team The Show React. Abbiamo chiesto a ogni componente del nostro team di raggiungere il set uno alla volta. Buongiorno o buonasera, chi lo sa? Ovviamente nessuno di loro sa quello che sta per succedere. Quindi ora sono nelle mani della nostra pericolosissima intelligenza artificiale, la The Show React Assistant. Mi è arrivato a caso una scritta, sembriamo in un film horror, una roba del genere. Stai per sottoporti ad un'esperienza fuori dal comune. Quello di cui ho bisogno sono le tue reazioni. Ci aggiungo io. Voglio fare un gioco con te. Benvenuto a Team The Show React. Vuoi che lo faccio con la mia voce? Cioè, con la voce che uso per fare i video di The Show? Mi fa cagare. Ok, perfetto. Vabbè, lo faccio. The Show presenta Team The Show React. Indossa le cuffie. Simon, per favore. Riproduci il video che trovi aperto sul computer. Non vedo nessun video sul computer. Hai ragione, Luca. Dimenticavo che non sai usare un computer. Boomer. Volete sentirlo anche voi? Vuoi sentire anche tu? Dai Ale, ho stoppato il video, la gente se ne va se non lo facciamo continuare. Mi sento un po' un pirla così. Insetti per scherzi! Ragazzi, ormai lo sapete, siamo lo sponsor di questo video. Questa settimana ci siamo conciati così per attirare un po' più la vostra attenzione. Pensavamo foste stupidi dopo tre settimane, quindi... Direi di sì, per attirare invece voi l'attenzione di, non so, di una ragazza, di un vostro parente, prendete un insetto per scherzi, lo mangiate, vi fate un po' spaventare, insomma, attirate la loro attenzione. Li trovate in acquisto qui sotto, vedete che c'è proprio la sezione. Dai, comprateli che non sappiamo più cosa inventarci per apparire nei video, quindi ora vi lasciamo al... Vado a cercare la mia dignità. Sì. Ciao. Fate play. Che burlone. Abbiamo preso un sacco di ingredienti, 8 ingredienti a testa. Ok, torniamo nel passato, in questo video, che sarà super cringe adesso. Questo, per i veri intenditori di The Show, viene da The Show, che è il secondo canale di The Show, ed era quando i The Show erano ancora divertenti. Allora, intanto vi dico che stanno facendo vedere degli ingredienti a cui sono profondamente allergico. Se c'è una cosa che mi fa schifo, è l'idea di mettere in bocca degli ingredienti a caso. È schifo. No. No, mi viene da vomitare. Ragazzi, content. Se mi fate fare una roba del genere, io vi ammazzo. Intelligenza artificiale, io ho già capito dove va a parare questo video. Vorrei ritirarmi se fosse possibile. Hai una motivazione valida? Sono in regime di dieta. Non posso prendere tanti carboidrati. Finisci il video in silenzio. Ok, di qua. Non si può, non si può sentire parolacce. Ma perché? Non siete più quelli di una volta, The Show, per fortuna. Ok, basta, è finito, grazie a Dio. Grazie YouTube Italia per averci regalato Bareco al posto delle challenge sulla pizza disgustosa. Ma voi volete le challenge sulla pizza disgustosa, per questo siamo qui oggi. Secondo te perché ti ho mostrato questo video? Perché a The Show abbiamo finito le idee? Beh, che sono molto divertenti, sono i nostri capi. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi adesso al canale, assolutamente. Secondo me, mi hai mostrato questo video perché adesso vuoi farmi fare la stessa roba. Piuttosto senza lavoro, ma io quella cosa lì non la mangio. In realtà proverai qualcosa ancora di più fuori dal comune. Certo, perché i The Show questa volta non la fanno. Pronto? Sì, prontissimo. No, in realtà non sono pronto per un c***o, ma non si può dire, non si può dire. Ora chiudi gli occhi e preparati a reagire. Ah.
Oh, che sorpresa! Del cibo, probabilmente del cibo schifoso. Da quello che vedo sembra una buona e sana colazione. Adesso mi immagino che qui sotto ci sarà un po' di marmellata. YouTube Italia non ti ha insegnato niente? Sei preoccupato? Sì, alquanto, perché ho visto un altro video nel quale ricordo a cosa serviva il latte. Ci siamo, dovevamo dare un degno inizio a questa serie. Come da titolo, il nostro team sta per affrontare un'esperienza che io e Ale abbiamo affrontato ormai più di 3 anni fa. E oggi solo per voi assaggeremo 5 tra i peperoncini più piccanti al mondo. Mi brucia tutto. Per noi all'epoca è stata una passeggiata. Arriva tutto dopo. Come faccia da Bud Spencer. Ragazzi, è impossibile. Non so che c***o. Non riesci a tenere! Ti sembra di morire! Ragazzi, cosa mi sta uscendo dal naso? Ragazzi, sembra di morire. Ma ora è giunto il loro momento. Il momento per il team di affrontare il peperoncino più piccante al mondo. Tranquillo, Alessio e Alessandro non riproporrebbero mai la stessa cosa. Sono creativi. Però vogliono fare queste cose, in realtà sono capaci. Io in realtà so benissimo cosa c'è sotto questa cloche. Allora, prima è stato Michele, aveva fatto un commento dicendo tipo, ah, perché mangiare, io ho capito che era qualcosa da mangiare. In passato comunque Alessandro, quando si parlava di creare questo format, una delle prime cose che aveva detto, ah, il peperoncino più piccante del mondo. E poi oggi Andrea ha detto, vado a comprare il pane, 1+1+1+1, piccante. Perfetto, verranno presi provvedimenti contro Michele, evidentemente colpa sua. Allora, lo dico, è Alessandro che sta scrivendo questi testi, ci avevo scritto Alessandro Tenace. Sei stato tu il primo ad averlo detto, quindi principalmente colpa tua. Magari non sono stati così cattivi e c'è qualcosa che posso mangiare. Voilà. Ma va. Lo sapevo. E questo è tutto. Sembra alquanto innocuo. A che punto si prende il latte? Perché? Questa cosa io non posso assolutamente mangiarla e lo sapete. Quando uno non sa più cosa fare, questo è il video che bisogna fare. Però ci tengo a dire che questa roba è diversa da quella che ho appena visto. Però a questo punto sono stati degli infami, perché c'è il video in cui loro mangiano il cibo piccante e non ce l'avete fatto vedere. Se ricordo bene, questo è il Carolina Reaper. Comunque erano di quelli medi di intensità, mi ricordo. Quello davanti a te è un Carolina Reaper. Tradotto letteralmente, il mietitore della Carolina. Adesso faccio come Alessandro, che ogni volta rinizia da capo. E a proposito una varietà di peperoncino appartenente alla specie Capsicum chinense. Il grado di piccantezza di un peperoncino si misura in Scoville. Il peperoncino calabrese ha una piccantezza di 15.000 unità Scoville. Un abanero di 100.000. Nel 2013 il peperoncino che hai davanti è entrato nel Guinness dei primati come il più piccante del mondo, raggiungendo una piccantezza media di cosa? Come si legge questo numero? 1.569.300, è importante il 300, Scoville. Con picchi di 2.200.000 unità. Adesso rido, ma poi piango. Pane e latte serviranno per attenuare la piccantezza. Servivano. E non posso prendere tanti carboidrati? Eh sì, perché non li posso... No. Cosa ti succede se lo mangi? Muoio? Potrei avere uno shock anafilattico? È una tua decisione, puoi sperimentare qualcosa di nuovo e fuori dal comune o rinunciare a questa esperienza. Devo per forza mangiarlo tutto? Mi dispiacerebbe un po' fare la fine del... Nel frattempo qui di fianco è arrivato un secchio. Un secchio dal quale è passato qualcun altro, vedo, bene. Valuta tu quanto e se mangiarne. Posso anche non mangiarlo. Ricorda che solo chi assaggia potrà essere scelto per decidere a cosa dovranno reagire tutti gli altri nel prossimo episodio. Allora, devo dire che questa è un'ottima opportunità. Allora, io sono una persona molto crudele. E poi, in realtà, metto le mani avanti, il piccante lo reggo bene. Le ultime parole. Sì, ma tutto quanto. Che figli di... Direi che non è proprio il caso. Apprezzo il gesto, ma passo. Grazie, sapevo della tua allergia, ma non volevo escluderti a priori. Oh, che tenero. Su queste cose potete escludermi a priori quando volete. Allora, io vi devo confessare una cosa. Io sono stato dietro la camera per tutti questi video con gli altri del team che mangiavano peperoncino. È andata a fare in c***o.
bagna questo nel latte. E ho già visto cosa provoca, cioè io sto vedendo nel futuro. Perché devo stare male? Ci vuole qualcuno che rinuncia, se no il video non ha senso. Vi ringrazio e perfetto, verranno presi i provvedimenti. E no, però non funzionava così. Ora mangialo e reagisci, va bene. Tutto raggrinzito, va bene, non mettere fretta però ragazzi, qua. C'è un po' nel latte. Vabbè signori, buon appetito. Non ho il coraggio. Porca mise. Ragazzi, ti spruzza in bocca piscio di drago. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Si sente già. Oddio. Posso sputare? Oh, ragazzi, adesso ci sono delle rose con le spine che ballano nella mia bocca. Che schifo! Descrivi qua. Io che schifo. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah, è stato un errore. Ah! È un morso e mastica per almeno 5 secondi, voi siete malati. Adesso per vomitare io dico. Ah! Ah! Mi bruciano i polmoni, c***o! Ah, a che punto si prende il latte? Perché? Posso? Ah, aiuto! Non riesco a fare niente! Siete dei bastardi. Ah! Madonna, la vita fa male! Perché non migliora? Non esiste, scampo questa cosa, aiuto! Ah, non c'è sollievo, è impossibile! Mi pizzicano le mani. Oddio! Come avere tipo Satana che ti infila. L'ora da principianti è toccarsi naso e occhi. Porca tra... Dopo aver fatto queste robe qua. Provo tanto dolore. Non dovevo toccarmi l'occhio. Non dovevo toccarmi l'occhio, sono un coglione. Cosa provi? Ah, mannaggia voi! Provo odio per me stesso, per il The Show e per voi. Come c***o faccio a leggere? Sono orbo da un occhio. Porca miseria, ragazzi, che c***o di sensazione. Fa malissimo parlare. Porca scusa, dietologa. Madonna, raga, se questo video va male, io vi giuro. Non fatelo. È buono il pane. Per fortuna lo reggevi bene, sì. Guarda, ma no, allora l'ho detto solo per lo spettacolo. Sapevo che così adesso so che state tutti ridendo di me. Madonna, lo devo montare pure io questo video. Sarà un cringe incredibile. È un piano migliore. C'è un piano migliore. Mi devo mettere il latte nella faccia? Sì, potrebbe aiutare, credo. No, però non con il dito, però credo che hai toccato il tuo... Vaffanculo! L'hai sputato dopo meno di 10 secondi, è un'ottima prestazione. Fanculo! Sarò stato anche un codardo perché non l'ho mangiato come gli altri, forse. Infatti, ne hai mangiato meno di tutti. Sono pagato troppo poco per queste cose. Grazie per il tuo contributo. Vaffanculo pure a te. Ci sono, allora... Allora, che sensazione hai provato? La prima cosa che ho pensato, prima di mettermelo in bocca, è stata che The Show, dopo tutto un pochino, mi vogliono bene. E quindi avevano preso un peperoncino finto. E quindi ho detto, faccio lo sborone. Poi ho pensato, è stato un errore, seguito da... Non è stato difficile per niente, guardate, lo potrei rifare tutti i giorni della mia vita. Sicuro, sì. No, non sono sicuro. La parte peggiore è parlare. Respirare e parlare. L'unica cosa che puoi fare per trovare sollievo è morire. Ora la tua vita si è arricchita di un'esperienza fuori dal comune. Bella però. Ho capito il senso del format. Dalle un voto da 1 a 10. Direi... 1. Perché ne avrei fatto anche a meno. Io sono convinto che mangiare piccante è una cosa che ti fa sentire vivo. Forse questo è un po' troppo vivo. In generale...
sicuramente un 10. Ho fatto una figura di merda epocale. Tra l'altro a me piace mangiare piccante, ma sto già pensando a quello che succederà a livello intestinale una volta che questo piscio di drago attraverserà le mie viscere e dovrà poi raggiungere di nuovo la luce dall'oscurità. Mio Dio, ho un mal di stomaco. Ma che c***o di problemi hanno i youtuber? Non voglio morire. Sono iniziate le votazioni nei commenti. Ah! Convinci chi sti... chi... non riesco a leggere. Convinci chi sta guardando che dovrai... Ragazzi, mi ha tolto la capacità di leggere. Convinci chi sta guardando che dovrai essere tu a scegliere cosa dovranno reagire gli altri nel prossimo video. Dovreste votare per me, perché io penserò a qualcosa che ancora su YouTube non si è visto. Se avete un minimo di pietà nei miei confronti, votatemi. Forte in me la vendetta in questo momento. Se state cercando un prossimo episodio che sia cattivo, crudele, votate me. Sicuramente saremmo stati tutti cringe, ma lo sapevamo già dall'inizio. Infatti non so perché stiamo facendo questa cosa. Però io monterò questo video. Io ho sofferto, ho vomitato anche un po', non so se vi è piaciuto. No, non so perché dovrei io a scegliere. Un bacione a tutti i miei colleghi che sono stati male e probabilmente che stanno ancora male. Io sto benissimo e torno a lavorare. A presto. Speriamo che questo nuovo format vi sia piaciuto, quindi lasciate un like perché a 100.000 like torneremo con un secondo episodio. Anzi, se raggiungeremo i 150.000 like, ci saremo anche io e Ale a provare un qualcosa di, insomma, che ancora non sappiamo, che sceglierà uno del team. Come avrete capito, ragazzi, questa serie sarà un viaggio alla conoscenza del nostro team, ma soprattutto del mondo, perché reagiranno ad oggetti, cibi, alle cose più strane che si possano immaginare. Quindi, come vi hanno già detto loro, scriveteci nei commenti suggerendo chi tra di loro dovrà scegliere a cosa reagire nella prossima puntata. State attenti perché, come ha detto Ale, forse parteciperemo anche noi, non vorremmo rischiare come facevamo anni fa. Ragazzi, seguiteci su Instagram, mi raccomando, qua metto soltanto i tag miei, di Alessandro e del canale, ma durante il video su ognuno dei ragazzi c'è anche il tag loro, quindi se volete seguite anche i ragazzi del team, che insomma loro fa piacere, eh. La situazione è quella che è, ragazzi, fare le candy non è semplicissimo, noi stiamo provando, vi stiamo portando queste nuove serie, ci stiamo impegnando, speriamo che voi le apprezziate. Se le apprezzate, ma anche se vi fanno schifo, iscrivetevi al canale, ragazzi, perché comunque continueranno le Candid, prima o poi continueranno queste serie, nuove serie. Poi non so se ve ne siete accorti che qua sullo sfondo ci sono loro. Non dimentichiamoci, i nostri fantastici insetti per scherzi. Ok, però ora sono curioso, voglio assaggiarlo lo stesso. Madonna, che paura però. No, ma veramente, avendo visto tutti star male, cioè, questa cosa è terrificante. Però è normale.